Presidente, hai conosciuto personalmente Tinazzini, l'hai incrociata in una legislatura, la decima, sono andata a leggere, quindi per un giovane della Democrazia Cristiana, Tinazzini aveva più esperienza, era stato ministro, eccetera. Che impressione allora ne hai avuto, che cosa significa e che impressione hai da un documentario di questo tipo che è sì emozionante e commovente, ma è anche un atto d'accusa? Ma sì, io ho incontrato Tinazzini prima ancora di diventare deputato, eravamo assieme nello stesso corrente, diciamo così, che si riuniva frequentemente, prima dei consigli nazionali, eravamo assieme al Consiglio nazionale, io ero anche in direzione, ma della Democrazia Cristiana e poi l'ho incontrata anche dopo, poi l'ho incontrata durante la vicenda della P2 e io ancora ero in Parlamento, ma lei mi dava i documenti perché essendo io segretario regionale della Democrazia Cristiana dell'Emilia Romagna avevo dei casi di parlamentari che erano coinvolti e quindi era lei che mi dava il materiale. Ma io intanto sono Tinazzini, era una bella donna, era una donna allegra. Era una donna con cui si stava bene a tavola, ballava bene, era, no, perché sono aspetti umani che non emergono, ma era un tipo interessante dal punto di vista umano. Dal punto di vista politico, per capire Tinazzini bisogna guardare alla sua formazione. Innanzitutto la resistenza. Lei è stata staffetta, formalmente staffetta, perché aveva un'età da staffetta, è stata qualcosa di più perché aveva tra l'altro un rapporto particolare con un altro amico simpaticissimo, l'onorevole Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, che era capo della Resistenza e di quella brigata a cui apparteneva, con cui ha lavorato Tinazzini. E godendo di questo rapporto ha avuto anche dei ruoli politici, non dico militari, ma sicuramente superiori al peso di una staffetta partigiana. Era nel piccolo e giovanissima una dirigente della Resistenza. Quindi la Resistenza è stata un fatto importante, l'esperienza del sindacato e l'Azione Cattolica, di cui si parla poco. Perché dico l'Azione Cattolica? C'è un dialogo interessante, nel 50esimo, in occasione del 50esimo anniversario della fondazione del CIF, c'è un intervento molto bello di Nilde Iotti e un intervento bellissimo di Tinazzini, che racconta il suo approccio alla vita politica e il suo approdo alla vita politica. Ed era la conseguenza di una formazione particolare che lei riconosceva aver avuto nell'Azione Cattolica, nel senso che è lì che si è formata in Tinazzini un'idea alta della politica, come servizio. L'idea che era un'idea centrale, che poi è risultata centrale anche nel dibattito costituente, ma che nel dibattito dell'Azione Cattolica in quegli anni. L'Azione Cattolica era l'unico luogo in cui si parlava della centralità della persona come asse attorno a cui costruire uno Stato personalista. E lei ricorda, vi ho citato la fonte, l'intervento del 50esimo anniversario della fondazione del CIF, perché in quel discorso io lo ritengo un discorso autobiografico fondamentale. Ma la sua formazione non finisce con la Resistenza e l'Azione Cattolica. Ecco, bisogna capire, se vogliamo capire Tinazzini, chi erano i mortei e che cosa era questa corrente unica che non era uguale alle altre correnti. Era anche in quegli anni di lotta politica dura, in cui ci si misurava con le tessere, con i voti congressuali,
era una corrente che disdegnava un po' aristocraticamente la durezza della raccolta delle tessere nei congressi, insomma, perché erano, per capire chi erano i morotei erano Moro, Franco Salvi, Leopoldo Elia, Beniamino Andreatta, la Maria Eletta Martini, insomma, Luigi, come dire, con un ceto dirigente del potrei continuare. Questo Domenico Sartori, che era un amico di Moro personale, Corrado Belgi, ma insomma adesso l'elenco è infinito, ovviamente. Luigi Gui. Luigi Gui, adesso magari sto facendo un'identificazione impossibile. Ecco, però, allora, qual era la particolarità dei morotei? La particolarità dei morotei era quella di avere una concezione originale dello Stato e della politica. Il cattolicesimo democratico ha avuto struttura formale, secondo me, attraverso l'esperienza dei morotei. Struttura formale, che cos'è il cattolicesimo democratico? Perché non nasce con Dossetti, una cosa diversa. Il cattolicesimo democratico è un'idea di democrazia, sostanzialmente, e un'ambizione di riuscire a influire attraverso questa idea di democrazia sulla scena politica e sulla scena ecclesiale, perché l'ambizione del cattolicesimo democratico era questa, contare anche nella Chiesa, senza confondere i piani, senza frequentare sagrestie, ma contare nello sviluppo del pensiero. Quando queste donne, guardate che queste donne che ho citato, sono la Latina, possiamo aggiungere la Iervolino, la Falcucci, ma insomma la Marietta Martini in particolare, si occupano del diritto di famiglia negli anni 60-70, ecco, nell'area laica, nell'area comunista, è davvero una cosa diversa che nell'area di diritto di famiglia e di parità di genere, oggi diremmo di genere. Il lavoro che hanno fatto queste donne impegnate in politica è servito anche a far crescere nella Chiesa, in particolare nella Chiesa italiana, una sensibilità che non c'era nei confronti di questo principio, l'assoluta parità. C'è una lettura semplicistica dalla lettera di San Paolo, la donna si è sottomessa al marito, la moglie si è sottomessa al marito, cioè una lettera semplicistica che è durata per tanti anni e che ha avuto un peso per tanti anni. Allora, queste donne, quando si sono impegnate a lavorare di fianco alle donne comuniste, e socialiste, insomma, in particolare la Iotti, la Carrettoni, eccetera, sapevano che dovevano convincere la base democristiana, che era una base sociologicamente conservatrice per questi aspetti dei diritti soggettivi. Sarà Moro che sblocca questa conservazione con un importante discorso dopo il referendum del divorzio nel Consiglio Nazionale della DC del 1974. Ma nello stesso tempo capivano queste donne che loro dovevano trascinare la Chiesa italiana, ed è un'impresa non facile, molto complessa. Allora, per capire la qualità dell'apporto di queste donne, Tina era tra le maggiori protagoniste, bisogna misurare la fatica di un tempo che era un tempo veramente particolare. E poi, a proposito dei morotei, ecco, i morotei avevano e hanno portato nella politica una cosa che non è naturale, il senso della storia, il senso della storia, capire quali sono i ritmi della storia, quelli che si possono forzare e quelli che non si possono forzare, quel dialogo drammatico nella primavera del 78 a casa di Tullio Ancora, che era un funzionario della Camera poi diventato consigliere di Stato, tra Berlinguer e Moro, no? Quando Berlinguer dice: ma noi non teniamo più presidente, si trattavano in lei allora,
Presidente, ma noi non riusciamo, io non riesco più a tenere i miei, cioè i miei parlamentari con noi. È possibile che noi continuiamo a versare sangue, non abbiamo diritto, non entriamo al governo, i nostri voti sono indispensabili per mantenere il governo. E lui che mi diceva, onorevole Berlinguer, purtroppo i tempi non sono maturi, dovete, arriveranno, perché lavoriamo per questo, ma voi dovete capire qual è il tempo della storia. Ma se dobbiamo proprio sopportare ancora, che almeno sia lei a guidare il governo e non Andreotti. E no, perché gli americani si fidano di Andreotti, non si fidano di me. Allora in questa frase, gli americani si fidano di Andreotti, non si fidano di me, c'è tutta la consapevolezza della difficoltà del riformismo. Guardate, la mia convinzione è che il Partito Comunista è diventato partito di governo quando ha capito in che cosa consiste la cultura riformista. La fatica, perché la diversità fondamentale fra rivoluzione e riforma consiste in questo, nel capire che insomma, si possono forzare le situazioni, ma non più di là. Gli americani si fidano e io non posso in questo momento. E guardate che poi ammazzarono Moro, ma fece un attentato anche a Berlinguer. Questo conferma che Yalta era presente nella politica italiana. E quindi forzare i confini di Yalta era un predicato. Ma quella frase voleva anche dire che c'è un antistato sempre, che si muove parallelamente allo Stato. Allora, il fatto che Tina Anselmi nel 80, quando diventa presidente della P2, e diventa presidente della P2, c'è in lei, non dico il retropensiero, c'è questa cultura di come combattere l'antistato. Qui il filmato che tu ci hai fatto, insomma, mostra l'elezione di Cossiga. Sappiate che Cossiga non doveva essere lui il presidente della Repubblica. C'era un accordo fra il segretario della DC e il segretario del PC per eleggere Leopoldo Elia, che aveva appena smesso di fare il presidente della Corte Costituzionale, ma accordo tra DC e PC doveva garantire. Poi no. Perché l'elezione del Presidente della Repubblica ha sempre dei protagonisti, anche che non siano, qualche volta non siano. Nel 1971 doveva essere Moro, e poi salta fuori, anche lì un'intesa di CPC, salta fuori Leone. Allora, in Tina Anselmi, cioè nei morotei, che guardavano oltre la superficie dei problemi, c'era la consapevolezza che ci sono forze che operano contemporaneamente alle istituzioni democratiche, che vanno dominate, che vanno controllate, che vanno vinte, ma non si può non tenerne conto, perché altrimenti a pagare sei tu. Non personalmente soltanto, è il processo storico che non va avanti, che viene bloccato. Allora, questa è la cultura morotella, l'idea è una conoscenza profonda dello Stato e della storia. E Tina Anselmi, che accetta di fare la Presidente della Commissione di Due, la Tina Anselmi, siamo all'indomani dell'assassinio di Moro, un anno e mezzo che era passato, e la Tina Anselmi che non a caso chiede quel quarto d'ora per sentire Leopoldo Elia, e non il segretario superiore, Leopoldo Elia. Io non so che cosa si siano detti, ma sicuramente in quei due c'era la curiosità di andare a vedere, perché la commissione della P2 viene istituita meno di due anni dopo l'assassinio di Moro, e quindi in lei c'era anche, come dire, il senso di responsabilità e assieme di avventura, di andare a perlustrare territori sconosciuti, che sono come quelli appunto delle logge segrete, che si intrecciano con i servizi segreti, e insomma andare a vedere che cosa c'era e in che misura poteva aver influito sulla storia italiana. Bene, grazie. Un applauso.